Massimo Procopio, sono uno scrittore, scrivo principalmente fantascienza e attualmente ho scritto due libri. Ho pubblicato tutti e due i libri con lo pseudonimo di Max Penna. Il primo libro è La cospirazione degli involuti e sono tutte e due di fantascienza, due fantascienze un po' diverse e un po' particolari, diverse dalla fantascienza un po' più classica, perché cade molto nella fisica quantistica, nei viaggi nel tempo e anche un po' nella metafisica, in particolare il secondo, che è Dimensioni coesistenti, che è molto incentrato sulla fisica quantistica e metafisica, sul concetto di dimensioni, multidimensionalità. Il primo libro, già uscito da un po' di anni, parla di un ragazzo che casualmente trova una macchina del tempo e riesce, senza volerlo, torna indietro di 200 anni e scopre una realtà molto diversa da quella che aveva sempre studiato sui libri di storia. Una realtà estremamente diversa dal punto di vista storico, una realtà molto più futuristica di quello che si aspettava, e quindi vuole capire cosa è successo per cancellare quella società bellissima che impara a conoscere nel passato. E se vuole tornare al futuro, oltretutto deve capire come evolvere, perché è una società di persone molto evolute che utilizza la telecinesi e la telepatia, e senza quelle facoltà non può più utilizzare la macchina del tempo per tornare nel suo tempo storico. Poi scoprirà che ci sarà un complotto affinché questa società svanisca nel nulla per ricadere sotto il controllo di poche persone, e allora ci sarà anche un bel po' di azione. Il secondo libro invece parla di due realtà, una fisica, quella che conosciamo tutti quanti, la nostra, una un po' eterica, dove ci sono, dove tutto quanto si basa più sull'energia, persone che non hanno un corpo fisico ma hanno un corpo energetico. Le storie di due ragazze, una della nostra dimensione fisica, una della dimensione eterica, si intrecceranno e dovranno insieme aiutarsi per cercare di sopravvivere a determinati scienziati che vogliono carpire alcuni segreti di queste due dimensioni.